Oggi devo provare gli SSTO che avete fatto nella challenge. Ok, calore dentro. Visuale interna non esiste. Circa 15 gradi. E lo manteniamo così fino a... Io di solito faccio questa cosa 7-8 mila metri. Quando arrivato 7-8 mila, orizzontalizzo e tiro il più possibile. Quasi 700 metri al secondo. Io li guido a modo mio, eh. Se non mi date direttive particolari, lo faccio come guido di solito. Non prendetevela con me poi. C'è un drag lunghissimo. C'è un attrito della Madonna. Sta abbassando la spinta drammaticamente. Cerchiamo di arrivare più in alto possibile senza usare l'ossidante. Non salsicce, non c'è una capsula, eh sì. I chiavi sono stivati come pacchi di Amazon. No, non ce la fa andare in orbita sta cosa qua. Siamo a 72 km. Non ho abbastanza carburante poi per circolarizzare. Ah, non c'è niente dentro qua? Ah, ma perché non aveva carburante qua dentro? Ragazzo, hai messo una cisterna vuota? Allora, vediamo. Qua mancava il carburante, infatti. Mancava. Mettiamoglielo. E adesso è cambiato drasticamente. Stiamo già puntando a 60 km. A 20 km di altitudine. Con 6.000 metri al secondo residui di delta V. O era buggato, ragazzi? Staccando e riattaccando la fairing si è sistemato? Oppure io non lo so. Non so se li bastano per circolarizzare. Mi basta un'orbita bassa. LKO, niente di più. 71, va benissimo. 800, ce ne avanzano. L'unica cosa che ho cambiato è riempire questa cisterna. Togliere i due tappini dietro che non servivano. Era peso inutile. Ha preso fuoco subito, ha preso velocità in maniera allucinante. A 20 km eravamo già Mach 46. 2, 1, vai. Siamo in orbita, ragazzi. Prima orbita fatta. Quindi tecnicamente in orbita ci va. Tasto 3, apre. Tasto 4, loro vengono compenetrati malissimo. Guardate che carini che sono qua. Ma che cazzo? Raggio morbido, ragazzi. Porca f***a! Resisti, resisti! Oh, sono vivi! Parcheggio perfetto! Sono andato un po' cortino, e lì è colpa mia. Sarebbe potuto atterrare senza problemi, ma tutto a posto. SS, manetta, vai. 20 gradi. Allora, teniamolo così. Se... devi portare 36 kerbal su Eve. Beh, ma il problema è se devo seppellire 36 kerbal su Eve è una cosa. Portarli e farli tornare è un'altra. Seppellire i kerbal non è difficile. Seppellire i kerbal non è difficile. È sicuro una sgoma questo coso regga le fiamme dell'inferno? Ah, 85, allora cambio. Vado, io spingo. 71, giusto per stare sopra un pelino. Toh. 72. 600 metri al secondo dovrebbe essere sufficienti. Operazione Eve, no, è follia. No, Eve è un pianeta di merda. Voilà, ma se io schiaccio un tasto loro muoiono? Addio. Ora io non so i freni di sto coso come siano messi. Non ho idea. Carrello così fa un po' di draghino. La vedo molto male. La vedo veramente molto male. Beh, al limite mi eietto. Eccolo. Direttamente a casa. Apposta, raga, siamo atterrati. Ok, gabbiano, mi devi dire esattamente che cazzo devo fare. Allora, se permetti, io tolgo già le scalette perché sono peso che oggi non ci serve. Quindi 10-15 gradi dritto così fino al raggiungimento di quota spazio. Dopodiché, quando arriviamo a quota spazio, apro i pannelli solari col tasto 1, spengo questi motori, faccio attivare questi. Ok, T. Acceniamo il motore, vai. Quindi puntiamo ai 43-45. Quando è 45, manetta al minimo su prograado, va bene. Andiamo su questo. 15 gradi. Il mezzo è bello. Se arriva in orbita, va bene. E se fa quello che fanno gli altri, va benissimo. Io poi aggiungo punti per l'estetica. L'estetica a me piace. Magari questa cosa qua poteva cambiare, ma nell'insieme è bellino. 36, siamo a 36, eh. Cambiamo stato, andiamo a boom. Abbasso, manetta al minimo, 45 e cominciamo ad andare giù. Ho finito tutto, non ho più niente. Zoni, mettimi qualcosa in più di ossidante. Ho paura a mettere i pannelli solari adesso perché rischiamo di esplodere. Vabbè, ciao pannelli solari, è stato bello. Io accendo, no, così non va bene. Allora, facciamo una cosa. Tanto i cosi ionici a un certo punto non ce la fanno a fare tutto quello che devono fare. Paracadute lo togliamo. Una cosa, voglio fare un esperimento qua. Dovrebbe essere più o meno come era prima, no? Abbiamo più ossidante stavolta. Potremmo accendere i motori ionici a un certo punto per dare un aiutino. Li metto, ma solo sopra. Anzi, proviamo a non mettere. Vediamo cosa succede. Vediamo questo come si sta comportando.
Cos'è che è esploso, ragazzi? Sono perso. È esploso qualcosa, non so cosa. Ah, una pinna, abbiamo perso una pinna. Vabbè, comprensibile, non è proprio fatta per un rientro atmosferico quella pinna lì. Che rischiando di far saltare in aria tutto quanto, siamo arrivati a forze G. Disumane. 79 km va bene, vediamo se riusciamo a circolizzare in tempo. Questi che cazzo sono? Gli ugelli? Ma veramente? Buttare l'oxerine c'è. Ah, sì, vabbè, ma tu ti preoccupi per troppe cose. Kerbal è indietro su queste cose. Bello pensarci, ma è anche più bello non pensarci, onestamente. Vai! È bello il settingamento, lo dico, mi aggrada. Qualcuno si ricorda a che altitudine del mare è la pista sull'isola piccola? Decorazione sterzo, limitiamolo un po'. Non va più niente, ragazzi, mi si è bloccato tutto. Va, mi si è bloccato il mouse. Allora, gabbiano a posto. Questo è il fork qualcosa. Bam. Vediamo come si comporta, avevo già provato, non mi ricordo. L'ho fatto tipo alle 3 di notte. Mi è passato da solo a ciclo chiuso, va bene. Ah dai, dovrebbe, ci avanza qualcosina giusto giusto per tornare. Ok, siamo in orbita, 73-75, va bene. Una traiettoria di rientro abbastanza retta. Prima sono andato un po' oltre, quindi io direi di stare un po' indietro. Dato che porto immagino sia per eventuali docking, qua ci sono anche le luci con... Infatti ho visto che c'è l'RCS, penso che sia per i docking con eventuali stazioni spaziali. Stazione molto bassa come orbita, però si può utilizzare. Stiamo scendendo un po' troppo forte. Allora, facciamo un po' di zigzag per rallentare un po'. Ciclo chiuso, aperto, quale siamo? Ad aria, ok. Stiamo scendendo un po' allegrini, devo dire. Io andrei a fare una cosa di questo tipo. Abra cabra! Mettiamo giù il carrello così, teoricamente, qualcosa rallenta. Cerco di frenare gradualmente. Frena però, zio. Ok, frenato. Buono. Ho rimbalzato malissimo, ma ce la siamo cavata. Partiamo. Non tengo la strada. Devo picciare che sennò non tengo la strada. Ok. Decollo difficoltoso, eh. Scordati la checklist. Non ci deve essere checklist. Io devo guardare i tasti rapidi e già capire come funziona. La checklist non esiste in Kerbal. È illegale. Siamo a 1300 metri al secondo. Mi sta abbassando l'impulso. Tiriamolo su un po'. Non lo so, sai che non ce la fa a sincronizzare, eh? Ah no, però gli altri motori, attenzione. In realtà ce la fa. Mi ero completamente scordato di avere due motori. Due, uno, bam. Allora, siamo in orbita, ma un'orbita piuttosto bassa. E addirittura stiamo scendendo, questa non va bene. Dobbiamo alzare. Adesso devo allargare un po' questa orbitina perché non è proprio bellissima. Voilà, siamo in orbita. Torniamo nella parte di luce. Ora dobbiamo farlo atterrare. Questa sarà la parte un po' più complicata perché è veramente poco delta V. Forse riesco a farlo al primo colpo senza dover aspettare l'orbita. Il motore qua è a ciclo chiuso. Mettiamolo ad aria e vediamo poi questi 0 metri al secondo quando atterriamo come saranno. Oh! Non rolla. Mannaggia, frena! A posto! Bisogna sistemare un po' le ruote, ma va bene. atterrato, ragazzi. Ma io sono arrivato bene o male giusto sulla pista. È solo che, non so, c'è qualcosa che non va nelle ruote. Infatti già anche in partenza teneva a girare a destra da solo. Oh, mamma. Allora, io farei così. L'io è imbardata... disattivati a prescindere. Vabbè, ma è profilo classico dopo tutto, eh. Quando arrivi a una certa altitudine i rapiers si arrapano e sparano fuori fuego. Nucleare manetta. Ho finito l'ossidante, eh. Non so se ce la fai. 70. Il problema di questi motori qua che devi accendere molto in anticipo per circolarizzare, quindi questo vuol dire che devi praticamente inclinare già mentre stai uscendo. Io preferisco sempre alzarmi un po' di più rispetto agli altri. In questo caso arrivare a 80 a qualcosa prima di impostare la manovra. Perché c'è il rischio che tempo di impostare devo già partire. Poi sono in ritardo. Vediamo se riusciamo a circolarizzare. Siamo in orbita con questo mezzo di Frankie.
si chiama OFX qualcosa, e nonostante la mia mio errore di calcolo, allora l'unica cosa che posso dire è che è un pochino più per esperti come manovra di circolarizzazione, perché devi già iniziarla prima, quindi devi accendere i motori alla giusta altitudine dove lavorano bene, comunque anche se siamo ancora in atmosfera, e riuscire a circolarizzare un po' in anticipo, quindi è una manovra un po' più morbida, un po' più orizzontale. Infatti i motori nucleari hanno questo piccolo problema, non avendo molta spinta, molto TVR, ecco, non riesce a circolarizzare in tempo prima di ricadere. Volendo si potrebbe fare un giro intorno a Minmus, e io questo ne tengo, di questo tengo conto seriamente, perché comunque siamo 3066 metri al secondo, volendo arrivi anche su Duna con questo coso. Magari non torni a casa, però dobbiamo tornare a casa adesso, questa è la parte difficile, dobbiamo atterrare. Non va bene, avvitamento, avvitati, che sennò perdo controllo. Ragazzi, è stato bello. Non c'è più energia, ecco perché, vedi, mannaggia la... Devi solo picchiare. Oh, dai. No, non così. Ecco perché mi dicevi che dentro lo vedi duro. Allora, facciamo una cosa. Mi serve più pitch. Oh! Preso. Allora, diciamo che ha un sacco di delta V, è vero. Però gli altri sono rimasti molto più compatti come design. Se gli altri avessero fatto qualcosa di più grande, probabilmente avrebbero molto più carburante a disposizione, potevano fare molto più cose. Oh, madonna che pelo, ragazzi. Frena. Oh, che driftone. Oh, stai fermo. Che cazzo gli avete messo alle molle? Oh? Forza molle è troppa, devi fare un po' più morbido, sennò con una terra stang ti tira una testata di quelle galattiche. Comunque, è atterrato. Dai, paracadute sono serviti. Non vola! Ah, aspetta di cadere giù adesso, me lo dici. Tengo i 20, mantengo così. È piuttosto compatto come mezzo. In questo momento sta puntando molto violentemente. È il mezzo più arrogante che abbia visto fino adesso. Sta per esplodere tutto. Sono passato al nucleare. 85 km penso che vada benissimo. Però mi sembra un po' strano che non abbia abbastanza delta V. Fa avere solo 500. È rotto delta V. No, infatti non ha senso. Ma come stage? Non capisco. In che senso staging? È rotto tutto qua. Oh, io vado avanti, poi vediamo. Sto avendo difficoltà a capire cosa sta succedendo. No, hai fatto qualche glitch sicuramente. Come fa a avere delta V ma non avere delta V? Lo dico con onestà, non me lo aspettavo. Pensavo se mezzo fosse completamente inutilizzabile, ma va bene. Qualche cisterna nascosta che non ci vuoi dire. Ma indagherò. Ogiva minuscola. Perché c'è un'ogiva dentro al mezzo? Me lo spiegherai poi perché. Credo mi atterrare in mare. Mi sa che assistete al primo ammaraggio. La dura non distrugge tutto. È ammarato. Funziona meglio come barca, mi sa. Recupera veicolo. SSTO M1 V4. Io non so cosa cazzo sia questo. Dove le metto le persone qua? Immagino che devi prendere il tizio, spostarlo qua nel modulo gonfiabile e farlo andare avanti con il modulo gonfiabile. Ma questo? Apri camera di equilibrio. Attenzione. E tu guarda cosa mi tocca fare. Non capisco questo cosa serve. Se ce n'è uno che è qua su un... Ah, perché puoi portarne fino a 3. Va bene. Lasciamo perdere. Oh! Vola, ti prego, non girarti. Oh, avvitamenti. Non riesco a gestirlo, ragazzi, va dove vuole. Continua a rollare. Ah, ecco perché rolla, perché c'è dietro lui che rotea. C'è GPT che sta rotolando dentro alla fairing. Non c'è più GPT. È stato vaporizzato. Praticamente ha deciso di andare in orbita polare. Non ce la faccio sincronizzare però, ragazzi. Dobbiamo sistemarlo. Questo punto di realizzare tutta la pista, no? Così. Ah, mi sa che non ce la fa a salire. Ma forse sì. La svolta, signori. Il rientro non lo so. Non credo che ce la fa nel rientro, però. Circolarizzazione effettuata e siamo in orbita. Ci avviciniamo alla pista. Esisti. Ragiona manuale, no, calcolato male io i tempi, però volendo ce la potevo anche fare. GMD è sopravvissuto, abbiamo sacrificato il nose cone, però dai, in qualche modo atterrato. Ci vediamo alla prossima e...